E bentornati a tutti quanti in questo appuntamento settimanale con Crusader Kings 3 da parte di Alkir e da tutte purtroppo le persone che hanno la sfortuna di seguirmi in questa follia targata Brotherhood Italian Gaming. Beh, sfortuna. Ha parlato appunto Vernizzi che ha chiamato in causa in questa saga. Come sempre un onore, un privilegio, ecco. Io mi sento onorato di essere in questa saga e di partecipare con lei, signor Alkir, alla realizzazione di questo incredibile sogno. Questo incredibile sogno chiamato Sicilia per il momento. Per il momento con noi c'è anche il buon Beck, Salve a tutti. volto pulsante di questo canale. Riprendiamo da dove avevamo interrotto una settimana fa. Abbiamo interrotto precisamente in questo momento, nell'897, anno del Signore, 5 giugno, Matteo Anno Domini. Vernizzi, re di Sicilia, e come al solito il nostro alleato qui sta dichiarando guerra a cose enormi. Vabbè, non ho capito, ma perché c'è con Ma che tra l'Ungheria? l'altro. Che tra l'altro l'Ungheria, attenzione, perché l'Ungheria forse Mi sta pure stavolta prendendo. è messa male. Ne sta prendendo. Oh, andiamoci anche noi, giusto per far vedere che ogni tanto non abbiamo Allora, un'alleanza. Una. noi ci eravamo lasciati l'ultima puntata che stavamo cercando alleanze e oltre a questa alleanza devastante, che non capisco lui perché è ancora alleato con noi, Jaropluk, il grande capo Jaropluk, abbiamo stretto un'alleanza strategica con il regno di Baviera, con il Sì. re Timo. Il Timo Timo. è un malvagio zelante, una personcina molto amorosa. Verità si legge Taimo, ma comunque. Si sente chiamato in causa perché sono le sue terre, il signor Flack. Si vergogna. La situazione era questa: abbiamo una guerra in corso alla quale probabilmente non parteciperemo mai. Massima, dai, andiamoci una volta ogni tanto a far vedere che comunque ci sono anche le nostre truppe. Dici Onoriamo un'alleanza solo una volta, per mantenere ma una anche solo per parvenza di mantenere, dignità. esatto. Potremmo. Andiamo Ma lì, l'uomo. picchiamo questi 1400 e poi basta. Potrebbe Cosa abbiamo fatto se non andiamo essere via? una buona soluzione. Matteo Vernizzi è diventato re di Sicilia e ci si aprono davanti delle strade molto interessanti. La prima strada che stavamo portando avanti la scorsa diretta era un interessamento importante sull'Arconate di Sardegna, retto dai sardi, i temibili sardi ortodossi. E se non sbaglio, Guarda avevamo santa. anche delle rivendicazioni. Infatti, sì, abbiamo una rivendicazione sul Judicato di Tortoli, che Dov'è? si trova In Sardegna, esattamente no? qua. Abbiamo questa Aspetta, ho un rivendicazione. dubbio. Non lo vogliamo sentire questo dubbio. Ah, io lo voglio sentire, scusi. È giusto. Prego, lo dica. Si dice Speaking blue. Tortoli o Mamma Tortoli? mia. Perfetto, signori. Abbiamo appena perso 7 spettatori solo con questa frase. Non è vero. Abbiamo guadagnato uno. Faremo un sondaggio. Faremo un sondaggio perché anche l'Accademia della Crusca non si è ancora espressa su questo. Adesso che Flack parla, mi è rivenuto in mente, ricordiamolo che questa è una partita che al culmine nel 1444 verrà salvata ed esportata in Europa Universalis 4, che verrà portata avanti dal buon Flack, che si è comprato tutti gli DLC. Meno uno. Bravo, Flack. Ma li ho rubati, non li ho comprati. Ecco, questo rimane bello detto qua. Parla gli annali. Questo rimane impresso, Questo è ottimo. documentato. Esatto. Le possibilità che ci si aprono poi è un'altra. Ci si apre questa possibilità qua, che è potenziare il Parlamento siciliano. Potenziare il Parlamento siciliano ci potrebbe dare questo Non bonus, abbiamo che è la la legge della sfaglia burocrazia autonomi. parlamentare, che ci dà dei bonus soprattutto sullo sviluppo, sul costo della costruzione degli edifici e sul tempo della costruzione degli edifici, e ci potrebbe permettere di creare, in base a quello che andremo a controllare, il Regno di Napoli e il Regno di Trinacria. Ovviamente Ok. dobbiamo avere il controllo completo
della Sicilia o il controllo completo del Ducato di Capua. Se andiamo a completare il Ducato di Capua, creeremo il Regno di Napoli. Se avremo il controllo completo della Sicilia, andremo a creare il Regno di Trinacria. Ora, la situazione al momento è questa. Per ottenere tutto il Ducato di Capua, dobbiamo prendere ovviamente Capua, che è in mano alla Lotaringia, che ultimamente è diventata leggermente grande. Sì, ma secondo me quando, come muore, non è messo benissimo. Lui, non è messo benissimo, pare gol con i capelli. Questa situazione è orribile. Famelico cattivo, pensa, fallo buono. Va bene, ma no, il problema è che non ci sarà una suddivisione dei reami, perché arriverà tutto in mano a questo ragazzo, un bel bambino di 5 anni, che eredita ben 3 regni più altri 12 titoli, e ne vedremo delle belle, perché qua, signori, si scanneranno come dei maiali. No, non lo uccido, cioè voglio vedere 3 regni retti da un bambino di 5 anni, si scanneranno. Sì, io a 5 anni giocavo forse con i Lego, ma neanche. Si scanneranno, no, si scanneranno, che è una gioia. Ma no, ma bisogna. Quindi potrebbe essere una buona soluzione, oppure l'altra soluzione potrebbe essere quella di prendere, di strappare Siracusa e Malta all'impero bizantino. Sì, cosa semplice. Cosa affatto semplice, che però, vi dico, avere il controllo totale della Sicilia, essendo il nostro titolo primario, avrebbe anche un senso a livello strategico, a livello di sviluppo, a livello di tutto. Eh sì, ma è veramente dura. Cioè, è veramente dura, anche se... anche se al momento l'esercito bizantino tira fuori 6.888 uomini, ma ha un'alleanza illegale con il regno di Nubia, non so per quale motivo, però ha una grossa spina del fianco, che si chiama l'impero Abbaside. L'impero Abbaside, con il quale è in guerra al momento, ce ne sta anche prendendo di santa ragione. Infatti guarda che faccia che c'ha il monarca. No, il monarca sì. Sta vincendo, scusami, i bizantini no, stanno vincendo. No, l'Abbaside, guarda l'Abbaside che infatti sì. Sì, c'ha problemi di digestione. Un po' contrito, è un po' contrito. E probabilmente questo potrebbe, insomma, venire in nostro aiuto. Quindi andare ad attaccare l'impero bizantino in uno dei suoi momenti di defaianze, quindi a un cambio imperatore, questo a 61 anni erediterà principe Leon. Sempre se non riceve una pugnalata alla schiena, per esempio. Per esempio, però potrebbe essere una buona strategia vedere, perché l'impero bizantino potrebbe andare in difficoltà, soprattutto con le pressioni verso da Oriente, dall'Asia Minore. Ma basta con le chiacchiere, incominciamo a giocare, diamo il tempo ed eccoci qua. Abbiamo detto che vogliamo andare immotivatamente a dare una mano a questo tizio. Va bene, andiamo a dare una mano al nostro amico, alla nostra parte. Spostiamo la bandierina. Solo per far vedere come intanto le onoriamo. Esatto. Raduniamo tutti quanti. Ah, io ci manderei anche solamente un cavaliere batta. Allora, intanto qua stiamo promuovendo la cultura e convertendo la fede cattolica, e stiamo anche costruendo delle ville. Ottimo, abbondante. Castro Giovanni, non stiamo costruendo nulla. Messina, non stiamo costruendo nulla. Direi di cominciare a sviluppare. Io direi di cominciare a costruire. A sviluppare un bel porto a Messina, e a Castro Giovanni facciamo una bella cava. Puntiamo sulla ricchezza, che mi sembra sia. Eccoci qua, le nostre truppe non le guidiamo noi neanche sotto pagamento. Reclutiamo a corte questo disperato. Amico mio, sei appena arrivato a corte, vai in guerra. Pronti, partenza, via. Un altro. E si va. Scusate. Nostra figlia diventa generosa. Andiamo. Attenzione, il nostro alleato. Scusami. Ma nostra figlia, tanto probabilmente la manderemo da qualche parte per stringere un'alleanza, quindi non è un nostro problema di come diventerà nostra sua scelta. Crescono in fretta, Gelio Romualdo diventa maggiorenne, ed eccoci qua. Il nostro secondo genito. È morto qualcuno? Ho letto la scritta sopra che era morto. Andiamo alla caccia di questi
di questi ungheresi, non è per niente scontata. Ci menano, ragazzi, ci gonfiano. Attenzione, no, attenzione, ce l'abbiamo fatta questa battaglia nel terreno peggiore dove potevamo farlo, con le truppe peggiori che potevamo farlo. Il nostro esercito, signori, fa schifo ai cani. Credo che questa sera noi dovremmo metterci in testa di riformare il nostro esercito, che fa schifo. Abbiamo onagri, fanti corazzati e arcieri. Non ha alcun senso questo esercito. Ma tu l'hai fatto. Tu l'hai fatto, bravo. Assolutamente sì. Ma è privo di il ministro della guerra. È privo di ogni logica. Quindi andremo a riformare l'esercito questa sera. La guerra qua è finita. Grazie, ovviamente. Grazie al nostro intervento. Infatti lui ci ama. Per questo lui ci ama. Signori, diamo un'occhiata e iniziamo a spendere un pochino di soldi. Direi che abbiamo la necessità di bicchieri. Non tanto, ma abbiamo la necessità di fanti leggeri, che sono quelli che ti danno dei bonus in giungla, in taiga e in foresta. La Sicilia è piena, piena di foreste. Però i fanti leggeri sono una truppa duttile. Sono veloci, hanno una buona resistenza. Attenzione, intanto sblocchiamo il vantaggio amministrativo. Siamo già amministratori e stavamo diventando truppe spaventate. Molto bene. Mantenimento uomini d'armi a causa della paura. Ma non credo che noi facciamo paura proprio un cazzo di nessuno. Infatti la nostra paura è totalmente a zero. Adesso che apro questo pannello, ricordo che avevamo un rapporto devastante con nostra moglie. Ah, è vero, però ciò non ci ha impedito di fare un sacco di figli. Esatto. Che va bene così. Non ci ha impedito di fare un sacco di figli. Ma sì, ricordiamo anche di dimagrire. Abbiamo anche dei difetti. Allora, noi siamo inimicati con nostra moglie perché la volta scorsa l'avevamo sgamata che aveva complottato per uccidere suo fratello. Vero. E se noi l'abbiamo anche le corna. Non ricordo, l'abbiamo retarguita? Sì, ci siamo fatti così, i cazzi suoi sostanzialmente. abbiamo cercato, l'ho vista nella borsa, abbiamo trovato un sacco di cose. Beh no, siamo entrati nella stanza, belli tranquilli che volevamo farci la pennica, l'abbiamo vista lì che trafficava. No, cosa stai facendo? Fa vedere. Esatto. Ora sono il tuo re. La questione è, i bicchieri ovviamente hanno un danno maggiore, una resistenza maggiore, ma hanno inseguimento e protezione zero. Prova tu a inseguire con la pista. Statiche che vanno molto molto bene contro la cavalleria. Però in questo momento, ora, la verità è, io voglio i cavalli. Se andiamo contro Bisanzio, questi i bicchieri vanno bene anche questi contro... tirano fuori i catafratti. E puoi metterci tutti i picchieri che vuoi, amico mio. Questi ti devastano la vita. Cagano anche sopra. Cosa ci metti allora? Però a scavalcare i fossi sono fantastici. A scavalcare i fossi. Allora, io aggiungerei o della cavalleria leggera, che ha un buon attacco, una buona difesa e un inseguimento molto alto. Sì, sono completamente buoni. Avremmo degli svantaggi in colline, montagne, deserti, zone umide. Avremmo degli svantaggi anche in inverno. Ma pianura e terre arie, però ma la Grecia ma no, noi non dobbiamo andare, non ho minimamente intenzione di portare guerra qua in Grecia, ma che sei matto? Se mai dovessimo dichiarare guerra in Impero Bizantino, assediamo Siracusa, li aspettiamo qui, devono venire a sbarcare il trincero sulle montagne a Castro Giovanni, vieni qui a prendermi per i picchieri, potrebbe le montagne catafratti dove vanno? Picchieri arcieri. Picchieri, abbiamo preso i picchieri. Prendine 500. Abbiamo preso i picchieri, aumentiamo la dimensione intanto degli onagri e appena abbiamo aumentiamo la dimensione anche dei nostri bei picchieri. Allora, che mia figlia dubbia stia portando in grebbe un figlio concepito attraverso un'unione peccaminosa non è un segreto. Bene, abbiamo e voilà. Amico mio, credo che ci sia un problema. Amico mio, scusami una cosa: è un arcivescovo ateo, irrazionale, omosessuale? No, è eterosessuale. È eterosessuale,
è tanto eterosessuale, ma, a quanto pare. Amico mio, amico mio. 40 anni tra l'altro. Come può essere ateo un arcivescovo? Ma il nostro arcivescovo! Ce lo siamo fatti troppo amici. Chi è che aveva accesso alle camere della nostra famiglia? Amico mio! Tu gli hai detto, ah, insegna. Esatto, l'ho capito, insemina, e quindi c'è stato un prezzo. Ha parlato male. Allora, noi adesso, noi adesso la stiamo prendendo sul ridere, perché, ok, però... Cioè, mettetevi nei panni di Matteo. Il vescovo gli ha scopato la figlia. Allora, però, siccome il vescovo, l'arcivescovo. Ma il vescovo gli ha scopato la figlia. Papa, adesso si va dal Papa dicendo: cacci la grana perché c'hai una nipote. Cioè, il vescovo gli ha scopato la figlia. Che ora la questione è che io posso imprigionare mia figlia e non mi viene fuori che io possa imprigionare il vescovo. Mi sembra veramente surreale. Però. Cioè, mi danno anche del tiranno perché voglio imprigionarlo. E il Papa si incazza pure. Signore, questa è una mafia, però. Oh, vado sempre. Ucciderlo. Questa è una mafia. Quali sono le sue statistiche? No, fa schifo al cazzo. Cioè, a allora uccidilo. Lasceresti tuo nipote senza padre. Vabbè, ma abbiamo fatto con peggio, hai fallito con meglio. È un mostro, cioè, ragazzi, guardando positivo, sei tipo sei nonno. Cioè, il peggior nonno del mondo. Io un po' che l'arcivescovo ha scopato la figlia, un po' mi fa incazzare. Insomma. Allora, possiamo chiedere un riscatto al nuovo re, al gran principe Almos, a questo bambino. Che ha preso la nonna. Che, sì, credo che abbiamo preso la nonna. Ah, te anche lei? No, Raijin, c'è Raijin. Raijin, è vero, Raijin. Immotivatamente la figlia... È figlia sua. Che bell'uomo, che bello. Ah, no, è la moglie. È nato vecchio, quello. È la moglie. Ah. È sua madre, ho sbagliato io. Vabbè, amico mio, io per 50 monete tua nonna te la ridò, anzi la tua bisnonna te la ridò. Tieni. Possiamo negoziare l'alleanza con il Ducato di Ostrium perché è membro della nostra famiglia, ma interessa e Visegrad non mi interessa. Attenzione, la famiglia Vernizzi si espande, si espande. Siamo fecondi, si espande. Diglielo. Sbagliato. Riceviamo Romualdo a corte. Ok, aumentiamo le nostre belle truppine, soprattutto l'assedio. Ne smetti, aumenta quella. Gli onagri sono importanti. Non capite l'importanza degli onagri. Non la capite. Voi ma non capite l'importanza degli onagri. Allora, però... noi potremmo divergere la cultura con quella siciliana. E diventare neosiciliani. Attenzione. Neoliberal tipo. Perché? Mamma mia. Perché la Calabria, intanto. Eccolo qua. Ah, è il figlio della... Vabbè, guarda. Comunque il nostro figlio si chiama Dubbia, quindi cioè, mi sarei fatto io anche una domanda sul destino di sta qua. Poretto. Adesso dobbiamo trovarci un bel nome, Metti di Albo. Allora, io chiedo il consiglio del pubblico. Un bel nome per nostra figlia, per la figlia di nostra figlia Dubbia, sì, che ha avuto con il nostro vescovo. Ovviamente non approvato dal re. Questo lo chiamiamo così, te lo dico io. E la chiamerei Roda. Sto ragazzino. No dai, ma cos'è questo di codice fiscale? Dopo? Si chiama Santa Romana Chiesa. Romana Chiesa Vernizzi. Il codice fiscale. Lunghissimo. Evochi un demone con questo. Citando questo codice fiscale. Assolutamente sì, tra l'altro noi siamo molto avidi dei territori perché abbiamo lasciato solo il Ducato di Calabria a nostro figlio, che è anche molto incazzato nel motivo per quale non sta nel nostro. Ma tu, amico mio, non sei bravo a fare pressoché nulla. Nulla. Ora, la questione è la seguente. No, il nostro regno dobbiamo aprire una questione culturale, perché abbiamo una situazione culturale un po' devastante. Abbiamo metà regno lombardo, metà regno siciliano e metà regno greco. La questione da aprire qua è: dobbiamo, per necessità di cronaca, per necessità di storytelling, perché ci piace, perché il gioco ce lo fa fare, perché lo voglio fare io,
dobbiamo creare una nuova cultura. Non possiamo arrivare che i lombardi, cioè si sta cavolgendo la situazione. Cioè, i lombardi, poi partono gli odi perché uno è greco, l'altro è siciliano, l'altro... No, potremmo convertire tutto il sud Italia alla cultura lombarda, avremmo tolto il problema, però non mi piace, non mi va, anche perché poi creare delle culture ibride può dare un grande vantaggio in termini tecnologici. Noi possiamo divergere la cultura. Divergere la cultura vuol dire che ne creiamo proprio una nuova, completamente nuova, con tradizioni, con quelle che le abbiamo già, creiamo una cultura. Ma io mi sento una persona culturata. In alternativa, noi possiamo creare delle culture ibride, e le culture ibride ci permettono di andare a prendere quelle che sono le tradizioni, i patrimoni culturali, le lingue delle altre e fare un mischione. No, ne faccio una bella nostra, o no? No, ne facciamo una nostra, dai. Sì, dai. O ne vorrei io? Cultura nostra. Quanto ci vuole per una nostra? Per una nostra abbiamo bisogno, se vogliamo divergere la cultura e diventare neosiciliana, magari no. Ci servono, mantenendo questo filo, ci servono 2500 di prestigio. Poco. Ci manca 74. Quindi noi potremmo confermare queste. Io vorrei essere un abitante della giungla, scusi. Abitante della giungla, bellissimo. Non c'è giungla nei nostri. Non puoi essere un abitante della giungla. Ah, pensavo aggiungere solo le giungle. Volendo possiamo modificarle per cifre disumane. Disumane, sì, veramente. Disumane. Pastori. Ce ne sono tante, non credo che avremo i cosi, però è una cosa che possiamo fare dopo, perché poi noi potremo riformare la cultura e tramite la riforma della cultura aggiungiamo tradizioni nel corso degli anni in cui giochiamo a questa cultura. Quindi quando arriviamo a 2500 e basta, attenzione. Ma chi è? Hanno saputo dei tuoi problemi con... Ma chi è sta gente? Stanno facendo una ciambella. Ma che è successo? Ma chi era? Ma perché noi siamo alleati con questo tizio? Ah, me l'ero completamente dimenticato. Cioè, la Bulgaria ti dichiara guerra e tu pretendi che io venga a salvarti. Ma tu stai perdendo 350 punti. Eh? Perdi 350 punti se rifiuti. Ah, no. Ti servono quei punti. Ormai è andata così. Li perdi in prestigio, ma ci servono per i punti per la cultura. E poi comunque c'ha la moglie che è un pirata. Esatto, quindi solo per questo gli devi dire. Ci uniamo alla sua guerra, se no perdiamo il prestigio, le cose, diventate tutti molto isterici. Hanno già perso tanto. Sì, esatto. Allora, grazie, ragazzi, datemi un tempo di organizzazione, c'ho un paio di questioni da risolvere giù a Palermo, tempo pochi giorni, vi faccio risentire, io arrivo, proprio giusto un... Sì, dateci un minuto, Dato gli ha appoggiato 4.000 uomini. Educazione al termine, abbiamo finito di educare nostra figlia Bratromila Zeta Nitrava. Scusa, ci vediamo. Ciao. Non è finalmente nostra figlia, è una tizia a caso che abbiamo educato. Educhiamo bambini in giro per il mondo. Ah, sì, chiesto lui. Siamo educatori di bambini, però, ragazzi, siamo anche 51enni. Non siamo essere non proprio freschissimi. Il nostro erede è tumefatto. Mamma mia, è ferito. Perché è ferito? Che ha combinato? Che ne so, sarà andato a fare botte da qualche parte. Va bene, ragazzi, il tempo necessario a... Attenzione, aumentiamo i nostri... credo che sveglio, perché sta a fare botte, E a questo punto diamo pure una botta di fanti corazzati, così incominciamo. Bravo, pesante. Siamo io gli esodi. Però sempre la loro porca figura. Chi più spende, meno spende. Un'altra volta. No, che cacchio. Ragazzi, però, non è...
Ma sempre lui. Ma è una roba incredibile, amico mio. Però come ha potuto mia figlia mettermi in questa posizione? Pensa alla posizione che ha assunto lei. Però fermati. È la seconda volta. Ma fermati. È lì l'uomo, cioè la caccia lo sto riesco, eh sì, lì bisogna metterci una pezza, non è che bisogna metterci un pugnale, altro che una pezza. Sì, la pezza è che la pezza è che la mando via da un'altra parte. Sì, bravo, che è che te la pigliamo, infatti. me la prende lui, guardalo. Muhammad il grande. Me la prende una serie di mujahideen così che vai, cambia fede. Ha una bella alleanza con un popolo così, madonna. Ma tutta gente abbastanza triste, ad ogni costo possiamo vendere i titoli. Piace. Bancarella. Possiamo vendere i titoli. Peccato. I titoli. Intanto abbiamo bisogno di convertire a qualche posto, sì, perché Agrigento è ortodosso. Ah beh, se converte lui, guarda, adesso andiamo a fecondare il vicinato. Eccolo qua. Questo vabbè, Aridaglie. Aridaglie è amico degli Eie, mi pare. Esatto. Attenzione, mia moglie regina Blaumira è ancora una volta assente nei nostri alloggi al calar di notte. Ultimamente lei è stata lontana, persa nei suoi pensieri e raramente è stata vista a corte. Non sono il suo gradimento, è semplicemente occupata o magari sta riscaldando il letto di qualcun altro. Amico mio, tua moglie ha l'herpes, tu non hai l'herpes, quindi per forza di cose lei ha un altro, no? Andiamoglielo a dire direttamente. E niente, non lo farei mai. A dire che assolutamente no, si è offesa anche. Beh, si è offesa. La signora si è offesa. Però, signori, io direi che è arrivato il momento. Tutti sono alleati quelli. Sono arrivati con se stessi. Cioè, si è arrivato con me. Qua, signori, è arrivato il momento forse di mettere un pucciare un piedino in Sardegna. Ma sì, aspetta che finisca di perdere l'altro alleato dopo. Vediamo la nostra cultura se ha sbloccato tribale, no, governo ereditario, leggi di successione per partizione. Questa legge ci servirà, ma è ancora troppo presto, perché il discorso è che se noi conquistiamo tutto il Ducato di Sardegna ci si viene a creare un problema enorme, cioè viene creato il Regno di Sardegna, perché il Regno di Sardegna basta avere 5 titoli su 8, e questi sono 1, 2, 3, 4 e 5. Volendo, se ti prendi questi 4, però c'è un grosso rischio. Questo rischio è che se noi abbiamo la successione partizione confederata, che è questa qua, i figli più giovani avranno titoli creati per loro se è in possesso di abbastanza terra. Quindi vuol dire che se il nostro figlio si prende il Ducato di Sardegna e per un qualche motivo assurdo riunifica tutta la Sardegna, si creerà un nuovo regno e diventerà indipendente, a meno che noi nel mentre non fondiamo un impero, ma è lunga. La legge di successione per partizione è la stessa legge che abbiamo adesso, solo che non crea i nuovi regni. Quindi il Ducato di Sardegna può prendersi anche la Corsica e mezza Provenza, non creerà mai nessun regno, rimarrà sempre Arciducato di Sardegna, no, Arciducato, Arconate di Sardegna, perché non potrà andare a creare un regno pari a quello del suo sovrano. Quindi appena la sblocchiamo, quella la dovremo portare a termine. Allora, visto e considerato che il nostro amministratore non sta facendo un cazzo, io direi che è il caso di aumentare lo sviluppo della contea di Palermo, visto che stiamo indietro come il culo dei cani, abbiamo uno sviluppo di 13. Allora, cos'altro fa l'amministratore? Converte la cultura. Però l'amministratore converte la cultura, promuove l'accettazione di una cultura o risponde le tasse. Allora, c'è un messaggio in chat da Sdefe Rotti Tilol. Tirol. Dice un consiglio per le guerre. Vi piace che fate quello che fate, che mi fate spaccare. Quando dichiarate, ti ringraziamo. Quando dichiarate, potete fare un rally point vicino alla terra a conquistare. Mentre le truppe si aggregano, potete già indirizzarle dove le volete, mandare, partiranno appena sono pronte. Perfetto. No, se non sbaglio.